Bene, l'iniziativa di oggi vuole avviare un momento di confronto, ma soprattutto di ascolto col nostro mondo femminile che lavora nelle varie realtà calabrese. Quindi un applauso, veramente un ottimo lavoro quello che sta facendo il coordinamento donne della CISL Calabria, quindi complimenti a Nausicaa. Da oggi parte un percorso, come dicevo, di ascolto che pensiamo di concludere prima della pausa estiva, dove vogliamo un po' andare ad aprire un focus su quelli che sono i problemi che incontra la donna nel mondo del lavoro, sia dal punto di vista dell'inserimento, sia dal punto di vista della qualità del lavoro, sia dal punto di vista remunerativo anche, perché noi abbiamo dati dove ci risulta che vengono remunerati in modo, diciamo, penalizzante, quindi vengono penalizzate rispetto alla categoria maschile, e soprattutto poi l'aspetto anche legato alle molestie, quindi le difficoltà che incontra nella carriera lavorativa. Quindi noi pensiamo, attraverso questo ascoltare le varie realtà che operano nel mondo lavorativo calabrese, e poi andare ad una pubblicazione di questi atti, e quindi oltre a fare un momento di sintesi e di valutazione, pensiamo di avanzare anche una proposta che possa poi essere accolta dal punto di vista legislativo per coprire un po' queste carenze.